dopo le tre dell'anno scorso, che finisca così è una goduria. È una goduria. Ma è una goduria, è una goduria, è una goduria, è una goduria. Godo come un riccio, appena nato! Vorrei avere le palle che ha Brand Diaz. Vorrei avere quella cosa che quando lui entra in campo, a volte, non sempre, a volte, cambia veramente le carte in regola. E qua, io voglio i nomi di tutti quelli che dicono che Çalhanoğlu è più forte di Brand Diaz. Voglio sentirli, voglio sentirli, voglio sentirli. Oh, venite qua davanti! Venite qua davanti! Venite qua davanti! Che forse dovete capire chi è Brand Diaz e dovete ancora capire se Çalhanoğlu, ma sono cazzi vostri. Ci vuole le palle per vincere questa partita. Se si parla lì comunque avuto la Juve sabato, eh? Quando sei sabato? È martedì, mercoledì, quando cavolo, era mercoledì. Questa partita con la mentalità di un anno fa non l'avremmo vinta. Devo essere sincero. Non l'avremmo vinta perché subire un gol nel modo così stupido come abbiamo subito il gol del pareggio ci avrebbe affossato. Tralasciando il fatto che c'è stata un'azione dove abbiamo anche rischiato di prendere l'1-2. Bisogna tirare un po' fuori le cose dal vaso di Pandora. E c'è stata un'accelerazione che se non c'era Santeo Hernandez, Turbo Teo a recuperare Chiesa in velocità, o comunque chi cazzo fosse, non lo so se saremmo qua a raccontarci la stessa storia. Comunque sia, partita sufficiente gli ultimi 10 minuti. Partita altamente insufficiente restanti 80. Bisogna dirlo, c'è la goduria, c'è lo sfottò, c'è di qui, c'è di là, ma ci sono anche i fatti. E i fatti non possono essere negati. In questa partita non ti puoi lamentare degli infortuni, perché questa è una partita, e mi dispiace dirlo perché lo Spezia è una squadra a cui voglio anche dignitosamente bene, dato che ne ha presi 6 la Lazio, è una partita che se vai a giocare con la Primavera hai l'obbligo di vincerla. Poi che sia più facile o meno facile, non importa, ma è l'obbligo di vincerla e sei la squadra superiore. Poi che la partita sia ostica oppure no, ci sta, ma la devi vincere. Primo tempo. Quando non la strusci? Quando non la strusci, primo tempo, ragazzi. L'ho preso in corsa il primo tempo, l'ho preso in corsa perché stavo al lavoro, vengo a fare la reaction che domani trovate sul canale. La prendo in corsa dal 27esimo, 28esimo minuto. Come la partita non fosse neanche iniziata. Gli ultimi 20 minuti del primo tempo, aberranti. Secondo tempo, si entra con un piglio diverso. Fa un cross che probabilmente non rifarà più Calulu. Colpo di testa di Maldini, dove Zot tocca, ma è una fucilata di quelle come pochi. Un colpo di testa è veramente una fucilata. Palla finisce in porta 1-0. Lì hai l'obbligo di gestirla. Lo Spezia però viene fuori. Lo Spezia non è che è una squadra che, come il Venezia l'altra sera, che ha preso gol, ha quittato la partita, ha fatto options. Basso a destra, ritirati X. Lo Spezia ha detto: io posso provare anche a pareggiare questa partita. E l'ha fatto. Ha avuto delle occasioni chiare dove vedrete il recap della live. Mi sono incazzato come una iena. Perché ci sono alcune azioni che veramente non stanno né in cielo né in terra. Per quello che gli abbiamo lasciato fare. Abbiamo lasciato un'occasione a maggiore a porta vuota prima che uscisse. Non sa neanche lui come ha fatto a sbagliare quel gol. Di certo, se era nato Aro Martinez, bimbi miei, quello era gol 100 anni. C'è andata del culo, l'ha sparata in tribuna. C'è andata del culo, ma tanto poi il gol l'abbiamo preso. Perché non ci basta essere i peori una volta, bisogna essere peori 2 volte. E allora il gol dell'1-1 è arrivato. È arrivato.
sbrodolata difensiva, fa un cross che va in mezzo laterale. Ci dovrebbe essere un terzino o un centrale o un esterno a cogliere quel cross dei nostri, non c'è l'esterno che c'è loro. Non viene attaccato dai difensori, per paura di far fallo, Dino che impatta su una gamba di Tonali, spiazzato Maignan, gol dell'1-1, irresponsabili tutti e due. No, sia chiaro. È tutto quello che venne prima, che va spartita la colpa della retroguardia nostra. Poi, finalmente, incursione di Saelemaekers, che incespica sul pallone, perché sa che Saelemaekers è tanta quantità ma poca qualità. Voi mi potete dire che Saelemaekers è un fenomeno, che è uno, che è il dio del calcio, ma non lo è Saelemaekers, ragazzi. Saelemaekers, Inter, Juve, Napoli farebbe la panchina, e io ve lo dico, cioè, spero di non vederlo in quelle squadre lì, però farebbe la panchina a vita. Brand Diaz trova un gol, sì, ok, porta quasi vuota, ma sono intelligente, perché un attaccante come potrebbe essere Pellegrini, e poi faccio anche il punto su di lui, sarebbe andato con un treno a tirare in porta sul primo palo, quindi mandandola fuori, o cogliendo il palo, o incontrando il difensore, o incontrando il portiere. Brahim Diaz ha fatto arretrare la palla in modo da mettere fuori gioco il difensore, e poi l'ha accompagnata dentro. Quello di Brahim Diaz, ragazzi, è un gran gol. È un gran... Fidatevi di un bischero, come si dice in Toscana. È un gran gol, datemi retta. E ha ribaltato la partita. Meno male che ha messo al posto di Kessié, che per la terza partita di fila, togliamo il Venezia perché ha giocato 10 minuti, è stato ininfluente, ha fatto cacare. Cioè, se sto qua vuole 8 milioni, l'unici 8 milioni che posso dargli sono di calci in culo, perché non può uno che vuole 8 milioni giocare così. Che sì, non ha fatto niente. Non ha fatto nulla. Ha avuto una mezza occasione con Pellegri. Non era tanto colpa sua. Pellegri gli ha dato una palla a un metro dietro. Lui l'ha presa di stinco, è andato fuori un casino della Madonna. E niente, forse è l'unica cosa che è memorabile. Oltre al fatto che ha regalato un pallone a centrocampo allo Spezia, che gli ha permesso di fare un contropiede. Buona lettura di Pioli nei cambi e nella formazione titolare, perché alla fine mette Daniel Maldini titolare contro ogni aspettativa, che sblocca la partita. Daniel Maldini che esce a tempo debito. Dopo entra Diaz che risolve la partita, quindi i trequartisti risolvono la partita. Quindi Pioli la gara l'ha letta anche, diciamo, in maniera sufficiente. Comunque lo Spezia, parlandoci chiaramente, deriva da una grossa delusione, deriva da una partita che stava vincendo, aveva in mano 10 minuti alla fine, si è trovata in 3 minuti sotto e a non poter neanche più pareggiare. Mi dispiace perché non voleva che l'evento spettesse o pareggiasse. Aveva voglia di riscatto, è scesa in campo con un altro piglio rispetto, per esempio, alla partita con la Lazio, dove ne ha presi 6, e è stato difficile, però da Milan si poteva fare di più, si poteva tranquillamente fare di più, ragazzi. E sapete che sono uno che non si accontenta mai perché guarda sempre avanti, cioè non può giocare così contro l'Atletico Madrid. Cioè, se giochi così contro Venezia, vinci. Giochi così contro l'Empoli, vinci. Se giochi così contro l'Inter, non vinci. Se giochi così contro l'Atletico Madrid, non vinci. Ma anche se giochi così contro il Porto, non vinci. Purtroppo questa è la verità. Ora è Porto, Atalanta, se giochi così, non vinci. Non vinci, non vinci. Pellegri, il grande acquisto di Pellegri, giocatore che non gioca dal 2017, in cui da lì Pellegri è stato dichiarato defunto. Acquisto, ok, prestito 1 milione con dito di scatto, siamo d'accordo, ma a mio avviso, giocatore inutile. È vero, a 21 anni, 20-21 anni, del 2001, può ribaltare la situazione, può diventare forte,
a 20 anni, se non è un fenomeno, lo si vede. Haaland, vabbè, ora non dico Haaland, però di certo uno che è forte a 20 anni, soprattutto a 20 anni, non te lo danno in prestito 1 milione con i te riscatta a 5-6. Non te lo danno. E si è visto. E si è dato due palle, ragazzi. Per lei è alto, si è dato due palle, ha fatto due stop. La palla è schizzata a 4 metri. Sotto porta inesistente. C'è un giocatore che se vince una partita non ci può fare affidamento. Poi è molto la fortuna. Che Brem Diaz si è acceso insieme a Sele Meters. Ma ragazzi, è un proprio, cioè piuttosto lascia in campo Giroud, che vabbè non stava bene, quindi è meglio tenerselo per l'Atletico Madrid, però cioè, se deve giocare così, ovviamente obbrobrioso, obbrobrioso. Bene Benacer, bene Tonali, Tonali ha giocato bene. Purtroppo si è trovato sulla traiettoria per il gol dello Spezia, poco ci può fare. Bene Kalulu, anche se ha fatto una sbrodolata difensiva, che ha dato una rimessa laterale che ha portato poi all'occasione di Maggiore, che è veramente da prendere a schiaffi dalla mattina alla sera. Però buona partita di Calulu, buona partita di tutti, buona partita anche di Fernandez. Ovviamente non grandissima prestazione, ma almeno pari è sufficiente. Davanti, ragazzi, né Rebic, né Giroud, né Pellegrini avessero combinato di tre, ne avessero fatto mezzo. Di tre ne avessero fatto mezzo. Questa è un'analisi post partita, come dico sempre, a caldo, quindi diciamo che se la facessi domani direi molte cose, ma facessi questa analisi domani non me la cagherebbe nessuno. Guardate, Milan Venezia Docet. Noi ci vediamo domani. Noi ci vediamo domani con il recap di questa partita, la live, ovviamente live reaction, e sarà bella tosta perché veramente il gol di Venezia è stato piuttosto di un po' di una liberazione. Domani alle 3, molto probabilmente, uscirà il video della reaction e dall'altro, non vedo giorno alle 3, devo decidere. E anche domani doppio video, dato che comunque spero che tanti milanisti guardino questo video. Domani alle 3 esce il recap di Assassin's Creed Valhalla. Quindi tenetevi aggiornati, si continuerà il walkthrough. Il video è già pronto, è già caricato e uscirà domani insieme alla live reaction di Spezia Milan. Per quanto riguarda questi colori, ci vediamo mercoledì sera per Atletico Madrid Milan. Vi avverto già che non ci sarà la live reaction perché sarò fuori, però ci sarà post partita e post partita o sarà la sera stessa, al massimo il giorno dopo. E poi si continua la programmazione nostra. Tra l'altro, in arrivo anche il viaggio di Alexander. Niente. Iscrivetevi al canale che è gratis, lasciate like che è gratis e alla fine premere un bottone. Noi ci vediamo domani, promesso, promesso, con due video, domani promesso ragazzi. Quindi se vi prometto che vi porto dei video, che uno l'ho già caricato, il like e l'iscrizione vostra me la merito. Ciao!